fortissimo, ragazzi. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono qui con il grande Valse Nazionale. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Sky Sport MotoGP, anzi voce di Sky Sport, volto di Top Gear Italia e soprattutto campione mondiale GP2. In macchina mi viene bene, sì, in moto non troppo, però... Di sicuro ho molto da imparare da lui, ma siamo qui oggi per fare cosa? Per divertirci un po' in pista, per assaggiare le tue qualità e anche per vedere un gran bel mezzo che abbiamo a disposizione. Quindi voi starete chiedendo, quale mezzo? Sembra che sia più competitiva, più performante, più esagerata. Dal punto di vista del motore è una bomba, perché cosa cambia di motore tra il vecchio e il nuovo? Questa ha 420 cavalli, perciò ha lo stesso motore che utilizza l'M4, okay. Messo sull'M2, macchina molto leggera, trazione posteriore e ho la sensazione che per andare in giro normale, quando usi le configurazioni normali, va bene un po' per tutti. Okay. Quando invece inizia a togliere i controlli di trazione e inizia a scannare, deve avere una certa abilità. La mia sensazione è che in pista tutti si possono divertire, in strada bisogna stare attenti. Stiamo andando verso Franciacorta, un po' nel luogo dove questa bestia esprime al massimo il suo potenziale. Qui 410 cavalli, vecchio appunto ne ha 380, 370, cosa del genere, passa da, se non mi ricordo male, da turbo a biturbo, e questa è la differenza maggiore. Infatti si sente, perché quando si apre gas da, anche con in sesta a 3000 giri, una progressione pazzesca. Non potete vederlo, ma ha il freno a mano come deve essere chiamato, non quelle schifezze elettroniche che hanno tutte le auto adesso. Tempo e tempo, niente, cioè trazione posteriore e freno a mano non elettronico. Un'altra cosa che volevo dirti della macchina, sì? Quando fra poco la proveremo in pista, okay. Una cosa molto bella è che quando apri in uscita di curva la senti proprio che il motore, prima di spingere, fa sedere la macchina sul posteriore, la macchina acquisisce tanto grip e quando vai ad aprire ed affondare il gas senti proprio la trazione che ti porta fuori dalla curva. Vedrai che ti divertirai molto, perché le caratteristiche della vettura sono poco sottosterzo centro curva, che è una cosa che solitamente sulle macchine lunghe e con trazione posteriore hai sempre sottosterzo. Infatti me lo dicevano tutti, che invece questa macchina ha molto più sovrasterzo del sottosterzo. Sì, molto precisa davanti, soprattutto a centro curva. L'hanno fatta corta, leggera, e gli hanno tolto il difetto cronico di quasi tutte le vetture stradali quando le provi in pista. Perciò è molto bella, perché davanti è preciso e quando apri lo senti poi che ti si siede dietro e prende grip. Quella è una cosa che ti dico. Io dico solo una cosa, ho scaricato qualche lap time di Franciacorta e ok, ho detto tutto. Ci vediamo in pista. Occhio a controllarla quando ce ne presenti i video di YouTube americani che provano le macchine potenti, tu. Mi sembra che mi ha fatto venire tensione con la roba degli americani, ho capito cosa intendevi.
quei coglioni che vanno a ai che raduni e poi si inchiodano. O che la provano al semaforo e poi vanno contro gli New Jersey. Abbiamo tutto sotto controllo, signori. Ma che dopo il cordone è bagnato poi. Sì. Dire che appunto dai gas siede e lì è molto critica, perché parte, però quando parte devi essere pronto a prenderla, perché staccati ti parte subito e devi essere bravo. No, ma la cosa bella poi è l'inserimento, cioè l'inserimento. Ah, questo ti ho detto, poco sottosterzo, vero? Pochissimo. Cioè, il bello è che quando inizi ad averlo e sei veloce, appoggi il gas, la fai andare di sovra, quindi riesci a passare subito dal sotto al sovra immediatamente. Bello, è divertente da guidare. Divertentissimo. Mi fa solo un pelo paura il fatto che il freno va un po' giù e quindi non so quanto ne ha, che magari semplicemente l'impianto si sta scaldando, quindi poi tiene, però giustamente noi facciamo due giri. Vai, ah no, ti chiede di fermarsi. Okay. A passare vicino a te, vai, accendere, a passare vicino. C'era lì la telecamera. Sì, te l'ho visto. L'ho vista l'ultimo, perché gliela portavo era via. Sulla riga bianca. Davide è sceso perché non si fida a stare insieme a me nel lap time. Che dire, pronti? Ho preso qualche tempo di qualche auto che ha girato qui a Franciacorta. Un buon tempo è sull'1,28-1,27. Ormai purtroppo abbiamo finito le gomme facendo gli stupidi traversi e tutto, ma comunque sono
vedere in un giretto così proprio tranquillo cosa riusciamo a tirare fuori. Via. Arriva. Ragazzi, non è uscito un giro pulito, ma che dire, un divertimento assolutamente incredibile. Cioè, avrei fatto 20 giri, però giustamente il buon Davide è anche in ritardo e aveva un po' paura per la sua macchina. Com'è andata? No, veramente una sensazione stupenda, nonostante ci siano appunto gomme che sono prettamente stradali. Appena si sente un pelo di sottosterzo, si dà gas, la macchina gira da sola, si fa un po' fatica ad avere trazione ovviamente perché cioè, potenza ce n'è a bizzeffe, però veramente come divertimento non è uguale. Poi ovviamente non essendo la mia macchina, quando parte un po' di ansietta arriva, però insomma. In staccata secondo me eri fortissimo. Alcune volte io avrei scalato una marcia in più marcia perché in più. Sentivo che il motore era basso, ma secondo me lo facevi per l'uscita, può essere? Lo facevo per l'uscita, ma non ho provato, come hai detto tu, sia una cosa che l'altra, ma troppo lunga era un po' fiacca, troppo corta era un po' impiccata, vuol dire che c'è un po', però, c'è un po' di, da mettere a posto, però bisognerebbe fare un qualche giro in più, però comunque bellissimo, divertentissimo e diciamo una cosa importante, tutti possono fare questa esperienza, perché? Oh, Vasacchi GP Experience, guarda, ti ringrazio che l'hai ricordato perché abbiamo inventato un qualcosa insieme a BMW, qualsiasi persona al prezzo di 100 euro, che è ragionevole, molto ragionevole, viene in pista e fa un'esperienza stile Formula 1, cioè la guida come ha fatto lui oggi, non so se è altrettanto veloce, però tutti quanti ci proveremo. C'è qualcuno che sarà molto meglio di me e oltretutto c'è un'altra cosa. E li prepareremo un po', Bravo, perché... Esatto. Faremo dei briefing che ci diranno un po' come... Simulatore di guida, super ospite che parteciperà all'attività con noi, un preparatore atletico di Formula 1 che ci farà attivazione mentale e riscaldamento fisico. Cioè, li metteremo un pochino in condizioni migliori rispetto alle tue, poi ci vuole un po' di manico e quando toccherà a loro fare la sessione in pista... Incroceremo le dita. Dovranno dimostrare di essere bravi. Assolutamente. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, ricordatevi di iscrivervi al canale, se lo siete già, attivate la campanellina e... Gas come al solito, ciao! Chiuso il finale. Bene, gas! Visto 2:30. No! Quanto abbiamo fatto? 1:23:5. 23? 5. Come l'M4. Tua? Ma no, fatta no. Da chi? Fatta da il. Ma non va una sega.